Agricoltura, turismo, sicurezza, pesca, lavoro e imprese, ambiente e trasporti sono le sette grandi aree tematiche al centro del programma politico dei candidati del centrodestra al Parlamento. Tante idee proposte in campo con l'obiettivo di promuovere lo sviluppo del territorio e il risultato del patto con la nostra terra, un accordo che è stato siglato presso il comitato elettorale in via Monfalcone a Barletta da Sergio Silvestris, candidato al Senato della Repubblica nel collegio uninominale Puglia 3, Dario Damiani, candidato al Senato della Repubblica nel collegio plurinominale Puglia 1, Francesco Ventola, candidato alla Camera dei Deputati nel collegio uninominale Puglia 4 e Stella Mele, candidata alla Camera dei Deputati nel collegio plurinominale Puglia 4. Noi vorremmo rappresentare questo territorio con delle cose concrete, attraverso la detassazione alle imprese, sprigionare risorse affinché possano aumentare consumi e produzione e quindi maggiore occasione di lavoro, collegato ad un sistema incentivante, non spot da bonus, 6-7 anni per i giovani che entrano nel mondo del lavoro con effetto decontributivo da parte delle aziende stesse ed inoltre incentivi per chi apre partite IVA, 5 anni senza pagare tasse, è la soluzione migliore. Noi crediamo che sia l'impresa sostenuta e non avversata dallo Stato che possa creare occasioni di lavoro. Pensare di fare turismo, di fare agroalimentare, di fare agricoltura avendo un fiume Ofanto che è una discarica a cielo aperto, che è una fiera degli abusivismi, che è un fiume in cui a partire dalle concerie della Vellinese si continuano a sversare liquami è una cosa impensabile. Noi dobbiamo caratterizzarlo, bonificarlo e metterlo in sicurezza, come il Ciappetta Camaggio, come le tante discariche di questo territorio, a partire dalla discarica fumante di Trani. Vogliamo portare qui migliaia di turisti per farli trovare, poi quando si siedono al bar a prendere il caffè, i giornali in cui leggono di questi scempi del nostro territorio. Allora bonificare ciò che è devastato, caratterizzare le discariche pericolose, qualificare l'ambiente ci serve per diventare più accoglienti, anche per vivere in un ambiente più sicuro per noi e per i nostri figli. Noi abbiamo oggi un impegno veramente con la nostra gente, perché i trasporti, il nodo trasporti, l'impegno oggi sull'alta velocità, sull'alta capacità, ma anche sulla possibilità oggi di trovare una maggiore utenza anche da parte della rete ferroviaria e non soltanto, anche quella stradale, è importante. Quindi è sotto gli occhi di tutti la vicenda anche dei trasporti, dei molti treni che sono stati tagliati anche verso il nord Italia, la questione del Frecciarossa e così come tante altre. Il nostro è un bacino di utenza molto importante, il nostro territorio, la nostra provincia è proprio un hub da un punto di vista dei trasporti e così tale deve essere e ci dobbiamo impegnare proprio affinché veramente ci sia oggi lo sviluppo anche grazie alle infrastrutture e ai trasporti.